A nome di tutto il Comitato si esprime la nostra soddisfazione per il provvedimento del Comune. È un provvedimento importante che ripristina i diritti di tutti i residenti. È importantissimo però che a seguito di questo ci sia immediatamente l'ordinanza con cui la NWIT sarà obbligata, il Comune la deve fare nei 30 giorni, ma noi chiediamo che la faccia immediatamente, con cui ingiunge alla NWIT il ripristino dei luoghi in modo tale che il mostro venga definitivamente tolto da questa zona. Stop all'antenna di Via Sicilia. Ad annunciarlo è il Comune di Arezzo, che ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione alla costruzione precedentemente accordata. In sostanza, fa sapere l'amministrazione, a prevalere è stata la necessità di tutela della salute pubblica più che quella di garantire i servizi di telefonia. Peraltro, a proposito del segnale, l'area sarebbe già ben coperta. Il Comune ha così proceduto alla redazione di un provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela riguardo all'installazione. Sono state inoltre evidenziate le mancate indifferibilità ed urgenza, dice il Comune, quali presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e l'indisponibilità della ditta di individuare una diversa possibile collocazione dell'impianto, come invece richiesto dall'amministrazione. Così è stata presa la decisione del ripristino dello stato dei luoghi, cioè l'antenna va smontata. Tutto questo percorso è una grande soddisfazione, soprattutto per i residenti, perché hanno lottato strenuamente. Noi abbiamo fatto anche un ricorso al TAR e poi è seguito anche il provvedimento del Comune. È una grandissima soddisfazione di partecipazione civica, di impegno civico. Un ringraziamento particolare in questo contesto va alla vice sindaca Lucia Tanti, che ci ha seguito e sostenuto. Un'amministrazione tanto più forte politicamente quanto più sa dimostrare di avere in sé gli anticorpi per correggersi prima che eventuali criticità si stabilizzino nel tempo, ha dichiarato Lucia Tanti. A questo servono i procedimenti in autotutela e saperli usare è un punto di orgoglio per chi amministra. Più che un passo indietro, conclude, mi sento di dire che questo è un passo avanti. Perché il parere che è stato acquisito dal Comune all'interno del procedimento di autotutela non è un parere della stessa amministrazione, ma è un parere esterno, quindi di un organo che non è coinvolto politicamente in questi interessi, e a fronte di questo spererei che la NWIT, anche nel rispetto dei diritti dei cittadini qui residenti, non impugni di fronte al TAR né il provvedimento di autotutela né la successiva ordinanza.